Tempo reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Tempo reale. 20:10:22, buongiorno, bentrovati, giovedì in compagnia di Tempo Reale, di Simona Molazzani, reduce da un pomeriggio di fuoco ieri. E una serata anche. Dove è stata in giro per tutta la provincia a gestire le cose come solo lei sa fare, interviste, speciali. Mi stai prendendo in giro? Ma no. Volevi farlo tu? No, ho visto anche delle tue foto sui social. Mie foto? Fatte a te, mentre intervistavi il presidente della Fondazione Karim nel pomeriggio di ieri. Ma sono venuta bene? Ma accidenti, quando mai? No, comunque vorrei dire che ieri sera invece, non in fondazione, perché te parleremo sia della fondazione che del compleanno di Riccione, comunque ho avuto occasione di fare un salto da tutte le parti. Hai girato per compleanni? Ho girato per compleanni, da una parte 30, dall'altra parte 100, anzi, oggi festeggiamo i tuoi 70, quindi sì, è proprio una giornata importante. Ma io volevo dire infatti a tutti quelli che ci seguono, se volete Simona Molazzani con voi compleanno, per il vostro compleanno, che magari vi intervisti. Non costa niente. Costa poco. No, niente. No, poco, insomma dai. Insomma. No, niente, è un regalo. Viene, quando uno va festa di compleanno non è che sta chiede lì, di essere pagato. Modera un po' la festa di compleanno, fa parlare questo, fa parlare quest'altro, ma soprattutto parla lei. Esatto, quindi se uno poi ha un timore che sia una festa un po' sottotono, posso aiutare. Io però solo sulle chiacchiere, non chiedetemi intrattenimenti musicali, giocolerie. Ci sta lavorando, ci sta lavorando. Quelle non sono in grado. Allora, però volevo dare questo numero per i vostri messaggi, sms, 337-511-336. Lo do così da subito perché voi possiate anche farci arrivare il vostro pensiero, la vostra riflessione, anche ad esempio parleremo di tanti temi che magari vi vedono anche insomma solleciti rispetto ad una vostra riflessione, inviatecela, così come potete anche scriverci sulla nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Io devo ringraziare la signora Rosanna, che non so se questa mattina ci sta guardando, però insomma ieri sera ci siamo incrociate alla festa di compleanno di Riccione, lei mi ha vista, ho visto che ho il microfono, quindi mi ha riconosciuto, diciamo che ogni tanto. Ti ha riconosciuto dal microfono? Sì, mi ha riconosciuto dal microfono perché c'era tanta gente e mi ha fatto un complimento grandissimo. Lei e tutti gli altri siete molto meglio dal vivo che in televisione. Accidenti. Che secondo me è un gran complimento, perché normalmente magari uno si sistema per andare in televisione. È che noi non lo facciamo. Forse è quello, però grazie. Quindi in realtà nella vita sono molto più magra di quanto sembri. Ma si sa che la TV ingrassa. Lo so, infatti io già parto da una situazione un po' complessa. Va bene, basta. Quindi saluto la signora Rosanna e tutti coloro che ieri insomma con cui ci siamo incrociati. Ieri mi hanno fatto i complimenti. No, solo lei. Ma non ha fatto un complimento. Un complimento. Ha detto che siamo più belli dal vivo. Bene, allora partiamo subito. Vogliamo partire dal tuo sindaco? Dal tuo, perché non è il mio. Sì. Io ieri ne ho intervistati ben 5 di miei sindaci. Cioè, voi avete 5 sindaci in una volta? Sì. Tutti e 5. Una giunta di sindaci praticamente. No. Ah. 5 sindaci che si sono alternati alla guida di Riccione. Ma avevano un'unica fascia tricolore che li teneva tutti attaccati? La fascia tricolore ce l'aveva solo uno. Che chiedevo, mi informo, sai che sono curioso. No, però vederli tutti insieme, questa mattina vedo diverse foto anche sui quotidiani locali di questo taglio della torta Riccione. Tutti insieme, non è così. Tutti sorridenti, Accidenti. Sì, assolutamente. È stato il momento della festa, diciamo, poi con tutto quello che si può dire di questo appuntamento. È stato piacevole. Bene a precisare, momento, perché poi sappiamo che a Riccione è tutto un momento, perché poi dopo si inizia un po'. Ma giusto. Ascolta, giusto. Tu hai mai organizzato una festa di compleanno che sia andata bene a tutti? La tua festa, dico, certo. Andrea. Quando avevi 5, 6, 10, ma 15 come anni. Ma la gente bastava stare in mia compagnia. Qual e tutto era perfetto. È stata la tua perfetto. Festa di compleanno più bella? Ma senti, dobbiamo iniziare una puntata così? Abbiamo detto il sindaco abbiamo di Rimini. Abbiamo iniziato presto questa mattina. A quest'ora solitamente non siamo neanche in onda. Scusa. Yamilza De Corvati, ieri ospite di Fuori dall'Aula, puntata registrata nei giorni precedenti. Se vi state chiedendo perché non gli sono state fatte domande sul consiglio comunale saltato di cui abbiamo parlato ampiamente ieri, è perché la puntata era stata registrata. In questa settimana il sindaco non è a Rimini, non è presente in città, quindi abbiamo registrato anticipatamente, ma i temi sono sempre buoni perché si è parlato di tante situazioni di attualità. Vi proponiamo una sintesi di 8-9 minuti relativa in modo particolare al tema dell'energia, a quello dei parcheggi, zona mare in questo caso, ma si parla anche di Via Ducale, della zona della questura, della ex nuova questura, se vogliamo definirla così, e del campo nomadi di Via Islanda. Allora sentiamo ce le parole di carne del al sindaco. Fuoco.
Noi abbiamo, solo per quanto riguarda il Comune di Rimini, stimato una variazione di bilancio necessaria sull'arco anno di circa 10 milioni di euro. Quindi pensate, 10 milioni di euro che vanno letteralmente in fumo per i maggiori costi energetici che dovremo sostenere per riscaldare in primis le scuole. Sicuramente quello che vogliamo mettere in campo è una serie di misure che abbiamo chiamato pacchetto fiducia, che andranno a sostenere in primis le famiglie in difficoltà, le imprese, i singoli cittadini. Purtroppo abbiamo visto già che nella nostra città, nei nostri servizi sociali, in via Ducale si sono avvicinati purtroppo riminesi che mai avevano avuto bisogno del nostro sostegno, del sostegno del Comune. Però non ci tiriamo indietro, abbiamo innanzitutto deciso di non incrementare assolutamente la pressione tributaria, di mettere in campo alcune misure, ad esempio come la gratuità degli asili pubblici e al tempo stesso un contributo ancora più cospicuo a favore delle scuole d'infanzia private, per consentire a circa 600 famiglie riminesi di poter mandare i propri figli all'asilo gratuitamente. Insomma, questa è una misura, secondo me, molto importante, inclusiva, che ha garantito, ripeto, la possibilità per i figli di 600 famiglie di poter usufruire gratuitamente di questi servizi. Anche questo è un modo per sostenere le famiglie in questo momento difficile. Parlando di Parco del Mare e di parcheggi, qualcuno dice: non si poteva avanzare contestualmente sia il restyling che la realizzazione dei parcheggi per non trovarsi magari in anni complicati, magari da gestire, come magari quelli attuali? E la domanda ci sta, è legittima. Prima di tutto dico questo: gli stabilimenti balneari, i chioschi bar, i pubblici esercizi che si trovano nel Parco del Mare già concluso, già realizzato, hanno avuto un afflusso di persone come poche volte negli anni precedenti alla realizzazione del Parco del Mare. Quel Parco del Mare quest'estate, qualsiasi riminese che ha potuto e che ha voluto passeggiare, insomma, sulla nuova realizzazione, ha potuto vedere tantissima gente. Quelle persone quindi hanno raggiunto quel Parco del Mare e hanno raggiunto quei ristoranti, quei bar, quelle spiagge. Ma io non voglio sottovalutare il tema del parcheggio. Lei mi ha detto: perché non l'avete fatto prima? Diciamo, sintetizzando. Noi non l'abbiamo fatto prima perché ci si sono appalesati delle opportunità per realizzare il Parco del Mare senza gravare sulle tasche dei riminesi. Quel Parco del Mare è stato interamente o quasi finanziato con risorse di derivazione europea, statale e regionale. Questo significa che abbiamo realizzato quello che oggi è sotto gli occhi di tutti e che ha dimostrato le sue potenzialità senza, ripeto, gravare sulle tasche dei riminesi. Ci siamo impegnati a realizzare i parcheggi. Se avessimo atteso di fare i primi parcheggi, avremmo perso quelle risorse. Le do proprio degli input. Via Ducale. Allora, Via Ducale è interessata da un traffico sicuramente significativo, che per certi versi è quello che viveva una parallela poco più verso il centro, via Giovanni XXIII. Non so se vi ricordate, via Giovanni XXIII era l'arteria di attraversamento da mare a monte della città. Chi veniva dalla zona mare doveva andare verso Piazza Malatesta, percorreva appunto Giovanni XXIII, arrivava all'altezza del Fulgor, attraversava il Corso d'Augusta e poi sbucava nella vecchia Piazza Malatesta per andare nella zona a monte della città. I cambi di viabilità legati alla riqualificazione di Piazza Malatesta hanno invertito questo flusso da monte a mare, passando per Via Ducale. Via Ducale intanto avrà, spesso chi passa nella zona, diciamo, del Ponte di Tiberio, vede dei poliziotti, dei vigili della polizia locale, degli agenti della polizia locale che presidiano la notte Via Ducale, perché la ZTL deve essere garantita, il riposo, insomma, la pace, la sera e la notte in particolar modo dei residenti in Via Ducale deve essere garantita. E questo credo sia già un passo in avanti significativo, così come i cambi di viabilità, gli interventi che stiamo realizzando, non i cambi di viabilità, gli interventi, le rotatorie sulla Statale 16, la rotatoria Bigno che andremo a realizzare nei prossimi mesi, davanti a Bigno
tutti hanno presente, c'è un grande spartitraffico. Verrà realizzata una rotatoria per chi viene da Riccione e va verso Piazza Malatesta. Non sarà più necessario andare verso l'Arco e svoltare nella piccola via che c'è all'altezza della rotatoria prima del Borgo San Giovanni. Si potrà imboccare direttamente, lasciandosi alla destra la vecchia pizzeria Bigno, andare verso, verso Piazza Malatesta. Questo per alleggerire la pressione del traffico sull'area centrale della città. Insomma, sono convinto che questi interventi potranno complessivamente alleggerire il peso del traffico sul centro storico e Via Ducale ovviamente potrà trarne un beneficio. Spostiamoci verso l'area della ex nuova questura. Ma il futuro io credo non debba essere molto differente dal presente. Oggi abbiamo una struttura che da troppi anni è fatiscente, abbandonata, frutto di errori, sia chiaro, che non sono imputabili al Comune. Il Comune aveva messo in campo all'epoca gli strumenti urbanistici sulla base di esigenze del Ministero dell'Interno di realizzare la nuova questura. Alla fine le cose sono andate diversamente, quell'immobile è rimasto abbandonato, il privato che l'aveva realizzato, pace all'anima sua, il signor Damerini, diciamo, è stato sicuramente la prima vittima di una situazione purtroppo kafkiana per certi versi. Adesso c'è, dopo tanti tentativi andati a vuoto, un'asta ha assegnato a dei privati la proprietà dell'area. Quello che deve essere chiaro è che quell'area deve soddisfare le esigenze della città e non solo dei privati. I privati, come dire, io non li vedo come dei nemici chi ha comprato quell'area, anzi, l'amministrazione è pronta a collaborare con chi vuole investire per riqualificare un'area, ma con l'interesse della pubblica amministrazione, con l'interesse pubblico. È chiaro che non possiamo immaginare qualsiasi cosa purché sia in quell'area, è un quadrante importante della nostra città e vogliamo lavorare anche insieme ai privati proprietari dell'area per poter dare un futuro migliore a quella quadrante significativo della nostra città. Io credo che il PUG sia sicuramente uno strumento fondamentale per dare una visione complessiva dello sviluppo non solo di quel quadrante ma della città di Rimini complessivamente, le sue esigenze. Qualcuno, credo i proprietari se non sbaglio o gli architetti che rappresentano i proprietari, i nuovi proprietari dell'area, hanno detto facciamo un supermercato, facciamo negozi, facciamo insomma tante cose che non sono state condivise con l'amministrazione. Io credo che non sia questo il modo migliore per dare un futuro a quell'area. Noi ovviamente siamo gli interlocutori obbligati per chi è proprietario dell'area. Facciamo una capatina anche in via Islanda per capire se ci sono delle possibili soluzioni dove, per l'area dove insiste il parco, il campo nomadi. Allora, via Islanda, io ho condiviso tantissime cose con la, come dire, con la precedente giunta, in particolare in questo caso con l'assessore, vice sindaco dell'epoca, Gloria Lisi, ma il caso particolare di Via Islanda e delle micro aree che dovevano consentire il superamento di Via Islanda, io non l'ho mai condiviso. Credo che fosse una cosa abbastanza nota negli ambienti del Consiglio Comunale, dell'amministrazione. Non l'ho mai condivisa perché credo che per risolvere un problema oggettivo, non è solo indecoroso, è un problema per chi ci vive in quelle roulotte, in primis per i bambini che possono andare a sbattere a quei fili volanti che vediamo girare per tutto il campo. Noi dobbiamo superare quel problema, ma non andando a disseminare di microaree la città per superare un problema. Insomma, per superare un problema non se ne possono creare altri 10, 12 o 15. Credo che il superamento di Via Islanda sia necessario, ma con soluzioni abitative che sono quelle poi che hanno qualsiasi altro che ha qualsiasi altro cittadino nella nostra Rimini. Queste persone hanno gli stessi diritti ma anche gli stessi doveri di qualsiasi altro riminese, per cui le soluzioni abitative ordinarie credo che siano una soluzione percorribile insieme ad altre che potremmo valutare insieme al Consiglio Comunale per superare quella che è sicuramente una vergogna per la nostra città.
Questi alcuni dei temi affrontati, perché al di fuori di questa sintesi c'è tutto il tema dell'impiantistica sportiva con gli interventi al palazzetto e allo stadio, c'è poi la parte di appello un po' anche ai nuovi eletti nel Parlamento riminesi, e parlando appunto di loro Sare Golvada ha citato l'impianto eolico e ha citato anche la variante alla statale 16 che tanto fa discutere, sottolineando come sia fondamentale proprio l'intervento dei nostri eletti e il fatto che possano lavorare su questi temi coesi a prescindere dalle appartenenze. Poi insomma si è parlato ovviamente del turismo, oggi il sindaco tra l'altro sulle pagine dei quotidiani viene riportato un suo intervento che anche noi ieri abbiamo pubblicato, dove analizza i dati del turismo riminese e chiama in causa l'aeroporto. Avevamo anche un altro brano di Sare Golvada proprio sul tema aeroportuale, magari però ce lo teniamo in serbo, certo, in serbo per altri appuntamenti. La cosa che l'ultimo tema che hai affrontato, ogni tanto a Rimini si torna a parlare di campo nomadi, di microaree, del fatto che quella sia una situazione intollerabile, non dignitosa per le persone che vi abitano. È evidente che è un tema molto spinoso, perché se è vero che alcune famiglie poi hanno lasciato il campo nomadi nel tempo, anche rispondendo un po' a questa idea che ha Sare Golvada, cioè di andare ad abitare in appartamento, comunque in soluzioni abitative ordinarie. Sappiamo però, perché anche questo gli stessi abitanti di Via Islanda più volte ce l'hanno detto, che non per tutti questa soluzione è, diciamo, in linea con quelle che sono le loro aspettative. Quindi non credo sarà così semplice studiare la soluzione ideale che possa corrispondere da una parte all'esigenza che tutti abbiamo e che tutta la comunità di vedere smantellata quella realtà, perché ci fregiamo di essere una città accogliente, capace di rispondere alle esigenze di tutti, da una parte di un folto turismo e dall'altra parte anche delle persone che hanno dei bisogni particolari. Ecco, credo che quello non sia proprio un'immagine, ma questo è abbastanza evidente a tutti e tutti lo dicono. Il problema è come risolverlo, cioè chi avrà il coraggio di prendere veramente in mano quella situazione e quando, perché diciamo sempre, ci sono alcune questioni spinose che vanno trattate nei primi anni di legislatura, perché devi farci un lavoro, un margine davanti consistente. Certo, perché non sono cose così semplici da risolvere. Ora, le famiglie che ci sono dentro sono molto di meno di quante ce ne fossero alcuni anni fa, però il problema è sempre lì. Vabbè. Visto che stiamo parlando di politica, è appena arrivata una nota dal Movimento 5 Stelle che riguarda uno dei senatori del nostro territorio, Marco Croatti, perché ieri il Senato ha votato e scelto i propri vertici amministrativi e Marco Croatti è stato eletto tra gli 8 senatori segretari del Senato. La nomina a segretario del senatore Croatti gli permette così di entrare nel Consiglio di Presidenza del Senato, che è composto dal presidente che lo presiede, dai 4 vice, dai 3 senatori questori e dagli 8 senatori segretari. E il compito del Consiglio è quello di deliberare il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti, approvare il regolamento relativi agli archivi e alla biblioteca, ma anche deliberare le sanzioni nei confronti dei senatori e poi le varie nomine che passano dal Senato. Quindi un compito istituzionale importante e Croatti dice insomma è un onore per me essere stato scelto dai colleghi senatori per questo importante ruolo. E noi gli facciamo gli auguri di buon lavoro. Esatto. E facciamo anche qualche saluto, Andrea, anche un messaggio. Ah, ci sono rimasti indietro. Sì. Sì, allora salutiamo la nostra Palmina che ci manda anche 2 manine che ci salutano, buongiorno anche a Sabrina, buongiorno ad Antonio e poi Alessandro che invece interviene su una riflessione del sindaco, proprio quella sul campo nomadi. Lui scrive: no, non hanno gli stessi diritti di qualsiasi altro riminese. Il campo nomadi, insomma, puntini. Ricordo, è sempre questo tema spinoso. È un tema molto spinoso, perché ricordiamo che c'erano state diverse ipotesi, ad esempio inserirli nelle graduatorie delle case popolari, ma anche lì in che modo entrano in graduatoria? Però se tu vuoi risolvere il problema, forse devi anche forzare quelle che sono le regole. Faccio delle domande. Allo stesso tempo ricordiamo, ma questa è solo una questione oggettiva, che chi vive all'interno del campo nomadi, almeno per quello che noi sapevamo fino a quando ne abbiamo parlato in modo attivo, sono
sono italiani, cioè sono persone italiane che quindi hanno effettivamente i diritti di qualsiasi altro italiano, anche nel, poi dopo bisogna capire in che modo, e qui entra insomma la fatica, la giunta e comunque il governo di questa città, se deciderà in questi 5 anni di andare a prendere in mano quella situazione, quale sarà la soluzione che proverà a portare anche all'attenzione del Consiglio Comunale e della città. Diciamo che magari su questo bisognerebbe, così mi viene in mente, interpellare l'assessore Gianfreda, che all'epoca del precedente progetto relativo alle micro aree non aveva un ruolo in giunta. Adesso questo ruolo, certo, ce l'ha, e diciamo che ha gli stessi compiti che aveva nei 5 anni precedenti, tranne quello di vice sindaco ovviamente, ma come assessore ai servizi sociali, certo, che aveva Gloria Lisi, e quindi probabilmente è anche in capo un po' al suo assessorato portare avanti delle ipotesi e dei ragionamenti sul superamento di quello che tutti sono unanimemente concordi nel dire che è un punto nero che va chiuso, un buco nero del territorio che merita risposte. Però dopo i grandi dibattiti sulle micro aree, dopo che questo progetto è stato definitivamente cassato, come abbiamo sentito dalle parole del sindaco, però non si è più parlato. Sappiamo che anche il numero di persone sulle quali si ragionava era diminuito, perché qualcuno effettivamente aveva scelto l'ipotesi di andare in situazioni abitative ordinarie. Altri restano lì, tra l'altro non tutti sono, insomma, perché si parlava dei sinti quando si facevano questi ragionamenti, sì, sì, ma non sono solo i sinti a essere in quel campo. Erano la maggior parte, però, ricordo, e tra l'altro moltissimi, però appunto bisognerebbe fare un punto ad oggi, perché poi le cose cambiano, esatto, magari anche in un campo si trasferiscono famiglie nuove, cioè quindi è bene fare magari, ed effettivamente ci sono anche tante persone, tanti riminesi, in particolare anche membri di alcune comunità, di alcune associazioni di volontariato, che hanno un rapporto vivissimo con la comunità all'interno del campo nomadi, anche proprio di relazione e di scambio e di aiuto, per cui magari anche loro potrebbero darci una però, mano. Secondo me è che magari una ci volta, torniamo noi, visto volta, che non ci torna nessuno. Una volta su calato tema, il sipario appunto su quel tema lì, sembra che non ci sia più il problema, che invece è ancora ben presente. Esatto, perché il fatto che non si parli non è detto che non ci sia. Poi è evidente che sono periodi in cui questo dibattito si accende molto di più, quindi anche le famiglie all'interno del campo tornano a far sentire la loro voce, coloro che magari gli sono vicini anche, gli amministratori anche. Però intanto è un bel po' che tutto è fermo. Ma noi procediamo invece, andiamo avanti con altri temi, poi eventualmente se ci restano brani del sindaco interessanti anche per temi che saranno affrontati nei prossimi giorni, li abbiamo, altrimenti voi andate a recuperare l'intervista la puntata, in integrale. La potete trovare già caricata su IcaroPlay, quindi o tramite piattaforma online oppure scaricando l'app di IcaroPlay sul vostro televisore, anche perché è comodissimo. Poi tra l'altro, se ci guardate in TV vi compaiono i pulsantini, se avete la Smart TV connessa basta cliccare il pulsantino, la freccetta verso il basso, e vi compaiono tutte le nostre trasmissioni, e voi dite cosa c'è, me ne faccio, no, sostanzialmente niente, utile. Però se c'è qualcosa che vi interessa voi, esatto, scorrete e poi andate. C'è anche il pulsantino escludere Andrea Polazzi e Simone, esatto, Molazzani, esatto, eventualmente, anche e se questo tutti ridurrebbe di molto il palinsesto quotidiano. Beh, qualcosa dai, diciamo così. Dove vogliamo andare? Dove mi andiamo? Porti? Siccome ieri ha destato tanto scalpore nel corso della giornata, sono arrivati anche tanti altri commenti in merito a quanto accaduto in consiglio comunale. Vi abbiamo raccontato, insomma, ieri con dovizia di particolari, anche con alcune voci, quello che è accaduto. Quindi sappiamo che il consiglio è saltato, era il consiglio tematico dedicato al tema delle criticità sanitarie riminesi, che veniva trattato per la seconda volta con la richiesta, appunto, a differenza di quanto accaduto nel consiglio tematico precedente, di far parlare anche i sanitari sospesi perché non vaccinati. La maggioranza ha deciso di far saltare il consiglio tematico. Ieri ci sono stati vari interventi, in modo particolare da parte della minoranza è intervenuta Gloria Lisi, che ha parlato di una vergogna, così come anche il consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi. Delle reazioni della Lega già vi avevamo raccontato nella mattinata di ieri. La minoranza, come ci ha detto Matteo Angelini di 3V ieri mattina, insomma nel brano che abbiamo proposto, ha già raccolto le firme per chiedere nuovamente un consiglio tematico, e quindi entro una ventina di giorni dovrà per legge essere nuovamente convocato, e a quanto poi ci ha raccontato il capogruppo del PD Matteo Petrucci, probabilmente anche in quell'occasione il consiglio salterà. Quindi cercheremo anche di capire come evolverà questa situazione, che comunque la si pensi
complicata da gestire, perché andremo avanti a richieste e consigli che saltano e che però non saltano del tutto, nel senso come entrambi ci hanno spiegato, perché poi insomma entrambi, in realtà questo ce l'ha detto Petrucci, ma immagino che la stessa cosa ci direbbe Angelini, chi poi partecipa alla seduta. C'è il gettone di presenza, che per carità si parla veramente di piccole cifre, però anche c'è tutta la macchina comunale, di chi deve tenere aperto, delle luci accese e quant'altro. Al di là della questione politica, ieri c'è stata anche una vicenda, insomma, che può avvicinarsi anche al tema che sarebbe stato affrontato in consiglio comunale, ma dal punto di vista giudiziario, perché il giudice del lavoro del tribunale di Forlì ha rigettato il ricorso presentato da un dipendente amministrativo dell'ASL Romagna, sospeso proprio perché non vaccinato contro il Covid. Una sentenza importante per l'azienda sanitaria locale, anche perché l'ASL è alle prese con altri procedimenti analoghi. A seguire la vicenda è stato il nostro Lamberto Abbati, allora vi proponiamo il servizio. Dal 15 dicembre scorso, giorno in cui è entrato in vigore l'obbligo vaccinale per le professioni sanitarie, fino ad oggi è rimasto senza stipendio. Sospeso dall'ASL Romagna, l'azienda per la quale lavora nel settore amministrativo, con sede nel suo caso al di fuori di una struttura sanitaria, perché non vaccinato contro il Covid. Una decisione che il dipendente, un cinquantenne romagnolo, ha sempre ritenuto illegittima. Per un motivo, la sede a cui da anni è assegnato, hanno sostenuto i suoi legali nel ricorso, è esclusivamente dedicata all'amministrazione e ospita solo uffici. Non solo non si tratta di un ospedale o di altra struttura protetta, ma all'interno dell'edificio in questione non vi sono né pazienti né degenti. Da qui la decisione del dipendente di presentare ricorso davanti al giudice del tribunale di Forlì contro la sospensione e la conseguente richiesta di riammissione in servizio. Il giudice però, dopo aver attentamente analizzato il caso, ieri ha rigettato il ricorso del lavoratore, aderendo alla difesa proposta dai legali dell'ASL Romagna, le avvocatesse Manila Cecchini e Donatella Villanova. Per un ente che eroga servizi sanitari, si legge nella sentenza, è impossibile tenere del tutto separato il personale a contatto con l'utenza da quello che svolge mansioni d'ufficio, così come è impossibile mantenere separate le due aree. Inoltre, aggiunge il giudice, distinguere tra sedi e mansioni del personale addetto ad una stessa struttura sanitaria vanificherebbe l'obiettivo del legislatore, proteggere da un lato il personale e dall'altro l'utenza. Il cinquantenne quindi, salvo ripensamenti su un'eventuale vaccinazione, resterà sospeso fino al 31 dicembre, giorno ultimo di validità, almeno per il momento, dell'obbligo vaccinale. Questa è la situazione dal punto di vista giudiziario. Allora l'abbiamo affrontata dal punto di vista giudiziario, affrontiamola anche dal punto di vista sanitario, quindi prima politico, poi giudiziario, poi sanitario. Vi proponiamo il bollettino arrivato ieri, ma soprattutto con alcune novità che riguardano l'andamento settimanale, ma anche l'avvio della campagna per la quinta dose. Io non mi ricordo neanche quanto. In provincia di Rimini i contagi oggi sono 268, 18 in più di ieri, mentre in Emilia-Romagna dai 2786 di ieri balzano a 4133. I tamponi invece scendono da 25.000 a poco più di 15.000, facendo alzare la percentuale di positività al 27,3%, oltre un tampone su 4. L'età media dei contagiati resta alta, oltre 53 anni e mezzo. Tante le guarigioni, 3.137, i casi attivi superano i 45.000. Negli ospedali si registra un lieve calo nelle terapie intensive, dove i ricoveri sono 35, 2 in meno, e un aumento nei reparti, con 35 pazienti in più che portano il totale a 1.057. Due i decessi, due donne di 74 e 83 anni di Ravenna e Bologna. Intanto, nel report settimanale dell'ASL Romagna, dopo un mese di costante aumento, si registra un'incoraggiante inversione di tendenza con un calo dei nuovi casi. Parallelamente, però, aumentano i ricoveri negli ospedali romagnoli, dove comunque il tasso d'occupazione resta contenuto. Al capitolo vaccini è invece arrivato il via libera dal Ministero alla quinta dose per gli over 80, gli ospiti delle strutture residenziali per anziani e gli over 60 con elevata fragilità. Saranno utilizzati i vaccini adattati alle varianti Omicron e la somministrazione potrà avvenire in contemporanea a quella del vaccino antinfluenzale. L'Emilia-Romagna è pronta a partire con questo nuovo step in tempi strettissimi.
Sì, dicevano nella nota già domani, cioè oggi, però ho sempre dei dubbi quando dicono queste cose, perché poi quando contatti i medici, contatti i nostri, dicono, ma noi non sappiamo niente, non sono arrivati. Quindi ho detto tempi stretti, che mi sembra un pochino più più credibile, sì, più flessibile credibile nell'interpretazione. Buone notizie. Da che punto di vista? Perché si apre la possibilità, se tutto andrà a buon fine, di installare impianti fotovoltaici anche negli edifici pubblici o privati dei centri storici. Lì c'è sempre stato il problema delle sovrintendenze, della bellezza, del decoro. È una delle varianti al RUE che emerge nell'analisi che ha fatto la Giunta delle controdeduzioni alle osservazioni. Adesso tutto dovrà passare al vaglio della provincia, poi dovrà essere nuovamente votato in consiglio comunale. Sappiamo che lui è il regolamento urbanistico edilizio del comune di Rimini, che prevede appunto questa novità, quindi una semplificazione importante, una risposta all'attuale situazione che riguarda la crisi energetica e le bollette che aumentano. Resta però il divieto di installazione per gli edifici che rientrano nella categoria di tutela A. Cioè, nel senso che sul Ponte di Tiberio o sull'Arco d'Augusto non ce li possiamo mettere. O sul Tempio Malatestiano. Pannelli fotovoltaici. No, io credo che siano quelli. Poi altre novità riguardano anche il posizionamento di pannelli sui parcheggi pubblici e su quelli delle aree produttive, con una installazione che però non deve impattare la visuale del contesto nel quale si inserisce il parcheggio stesso. Però insomma, sono delle aperture. Perché ma ci sono sembra anche degli aiuti economici, perché poi il problema è questo. Quelli no? Li darai tu. Come diceva anche qualche nostro amico nei giorni scorsi, ormai i pannelli fotovoltaici costeranno più dell'energia elettrica, quella da fonti tradizionali, diciamo così. Io monto il pellet. Monti il pellet, cioè metti i pezzettini uno fianco all'altro. Sì, monto sul tetto. Ci metti un po', è tipo fare un grande puzzle. Diamo il buongiorno anche a Simona. Buongiorno Simona. Tra l'altro, invece, su questo tema, diciamo, di come provare a rendere più sostenibili le nostre case, c'è un'altra possibilità che viene prevista dalle misure del governo, su cui però ancora Rimini fa delle verifiche, diciamo così. Sono le vetrate panoramiche. Allora, che detta così fa bello, no? Cioè, nel senso, a livello, diciamo, anche io mi ricordo quando avevo studiato tutta questa, perché mi interessava, la possibilità di fare proprio delle vetrate che in qualche modo, attirando la luce del sole, rendono degli ambienti normalmente freddi della casa invece più calducci. C'è questa possibilità, però secondo me giustamente si stanno facendo le verifiche, perché quando tu dici alle persone potete mettere le vetrate, sai quanti terrazzi, quante logge potrebbero diventare pezzi di casa? E non si può. Noi abbiamo questo terrazzo qua di fuori, che se mettiamo la vetrata abbiamo uno studio in più. Sarebbe un giardino d'inverno. Che giardino d'inverno? Si chiamano così, cioè nel senso metti tutte le vetrate che in qualche modo creano calore e vabbè, comunque interviene su questo l'assessore Frisoni, che dice che l'amministrazione con i propri tecnici ha deciso di vagliare attentamente l'opportunità offerta dal governo. Stiamo approfondendo, dice la Frisoni, ci sono dei punti da chiarire, in principal modo come applicare la nuova opportunità. Per questo intendiamo incontrare al più presto gli ordini professionali, analizzando le indicazioni che potranno arrivare. Intanto gli uffici stanno facendo verifiche sull'applicabilità l'applicabilità della norma. E quindi, insomma, ben vengano tutte queste novità per efficientare energicamente le nostre abitazioni. Poi non puoi ampliare i metri quadri dell'abitazione. Dipende. Non siamo potrebbero, come in quelle belle trasmissioni americane. Potrebbero. Sì, però potrebbero non essere considerati metri quadri, e sai quanti giardini d'inverno, così come vengono definiti, o comunque quante vetrate panoramiche potrebbero arrivare a Rimini. Ma sì, ma è provincia. Bella la vetrata panoramica, ma facciamo come negli Stati Uniti, aggiungi un'ala qui, aggiungi un'ala là e ma non posto. Hanno neanche le fondamenta le case americane, si vede che poi che fine fanno. Vabbè, però vuoi mettere, vedi, da noi non le possono fare quelle trasmissioni. No, non le possono fare, giustamente anche. Ma come giustamente? Ma pensa che bello. Non abbiamo bisogno di case solide, noi in Italia abbiamo solide, però aggiungo una cucina. Ma loro là non hanno problemi di spazio, cioè gli Stati Uniti da quel punto di vista qua, l'unica cosa che non gli manca è lo spazio per allargare case o arie. Sei sempre dalla parte dei poteri costituiti. Di chi? Non lo so, mi piaceva dirlo.
Mi piaceva dirlo. Dai, portami a Riccione. Ti porto a Riccione per andare a festeggiare il compleanno. Ieri Riccione ha fatto 100 anni. Io vorrei da una parte leggerti un breve stralcio dell'intervento che ieri sera il sindaco, la sindaca Daniela Angelini, ha letto proprio in occasione della festa. Io devo dire non ho seguito molto questa festa, direi che credo dalle 6:30 alle 10:30 fino a quando la festa è andata avanti, forse anche di più, visto che poi ho continuato a sentire musica da casa, e sono state diverse centinaia le persone che comunque abbiano fatto un salto per vedere che cosa accadeva. Cos'è questa confusione? Scendevano di casa nel giardino di Villa Lodifè, c'erano dei punti ristoro, c'era un palco per i musicisti, c'erano le vetrate? Non c'erano le vetrate. E poi da Villa Lodifè anche alcuni momenti, diciamo, di richiamo all'attenzione delle persone. Poi chiaramente c'è stato il momento del saluto del sindaco, adesso ve lo vado a leggere, e poi il taglio della torta, quindi questa torta che in realtà erano tutte monoporzioni. Cioè, la Riccione si fa indigestione in questi giorni, torte di qua, torte di là. Sì, diciamo che tutto in un clima anche molto sobrio, perché sappiamo che questo era anche il desiderio del comune stesso. La cosa bella, il momento bello che tu dicevi, è proprio stato questo taglio della torta. Diciamo, la torta era tutta creata in polistirolo, una grande torta, e c'erano tutte sì, perché le torte erano già porzionate, mini porzioni. Quindi con sei il cucchiaino. Comunque io no, però erano 1450 persone. Alla io sono certa che non ci fossero 1450 persone, ma a me non ho visto più, cioè, la gente deve essersene presa un po' di più, secondo me. Cioè, si sono presi anche la tua fetta, vuoi sicuramente dire. Il mio bicchierino. E comunque poi in alto invece c'era una torta, diciamo, vera e propria, con tanto di taglio. Il taglio è spettato alla sindaca Daniela Angelini, ma attorno a lei c'erano anche Renata Tosi, Massimo Masini, Daniele Imola e Terzo Pierani, che sono stati i sindaci che l'hanno preceduta. C'era purtroppo una grande assenza che in tanti hanno ricordato, poi anche nelle interviste che vi proporremo probabilmente domani. Insomma, sarebbe stato essere una persona in più, perché manca questo appello, appunto, Massimo Pironi. E tutte le volte che i sindaci che si sono succeduti alla guida della città l'hanno ricordato, sono anche particolarmente commossi. Però dicevamo, brevissimo, parole, insomma, tratte da questo discorso della sindaca ieri sera. Il destino ha voluto che Riccione diventasse comune autonomo il 19 ottobre, tra la stagione estiva e la festività di Natale. Abbiamo sempre festeggiato i compleanni in una dimensione intima, cittadina, senza i nostri ospiti, tra di noi come una famiglia. Come una famiglia ci ritroviamo oggi per celebrare il primo secolo di vita. Vi dico la verità, mentre ci arrivano gli auguri da tutte le parti del mondo, graditissimi, non mi dispiace che questo momento, il compleanno del cuore, sia tutto per noi, per la nostra comunità. Per l'Italia, per l'Europa esiste una Riccione che è il simbolo permanente della festa, l'identificazione della spensieratezza, della leggerezza come stile di vita. È una Riccione che per sua natura non può mai fermarsi, non può concedersi ripensamenti, soprattutto non può invecchiare. Ma questa Riccione esiste perché a crearla ogni giorno da 100 anni, ma anche da alcuni decenni prima della proclamazione del comune autonomo, sono i riccionesi. Mi capita di tanto in tanto di ripensare alla nascita del turismo, all'origine della vocazione, all'ospitalità della nostra città, ben prima del ritorno economico dell'industria delle vacanze. Si iniziò proprio con i bambini che erano affetti da scrofolosi, che venivano a Riccione proprio per prendere il sole che faceva bene. Un secolo dopo ci ritroviamo insieme, noi riccionesi siamo ancora e sempre di più una comunità fondata sull'accoglienza. Tutto quello che abbiamo fatto di grande nella nostra storia lo abbiamo fatto insieme, dice. Siamo uno dei più floridi distretti industriali turistici d'Europa, e dobbiamo ricordarci sempre di andarne orgogliosi. Insieme siamo una grande famiglia che non si dimentica di nessuno, e se qualcuno ha delle difficoltà sappiamo mettere in piedi un centro d'eccellenza come il Centro 21. Noi siamo questi. Oggi festeggiamo i 100 anni di autonomia del comune, il comune di tutti. Tanti auguri a noi. Insomma, non ve l'ho letto tutto, magari poi ve lo riproponiamo anche sul nostro sito, e poi domani le immagini della festa, i ricordi dei sindaci, alcuni davvero curiosi, perché a ciascuno ho chiesto anche qual è il ricordo e l'opera a cui sono particolarmente legati. Affezionati, esatto, ma ve lo sveleremo domani, diciamo. Lasci così. Lasci un po' di suspense. Perché oggi abbiamo un'altra cosa bella legata al compleanno, perché sempre nel pomeriggio, fatta da te. Sì, sempre fatta da me. D'altra parte sono io la riccionese, chi può? No, a parte gli scherzi, ieri allestimenti in corso a Villa Mussolini, perché oggi alle 18 inaugura una mostra fotografica con 49 foto scelte tra un archivio di 1 milione di scatti. Un milione. Di
così dicono, ma io ci credo. Non li hai contati. Di Pico Zangheri, bello, la scelta è stata quella non di accendere i riflettori sui tanti personaggi famosi che sono arrivati a Riccione, che Pico ha fotografato, ma proprio sulle persone. Io credo che se da oggi fino al 6 novembre avrete la possibilità di andarci, è ad ingresso libero, fatelo perché veramente lo merita. Molti riccionesi si riconosceranno, perché ce ne sono veramente. Io mi sono cercata, però ti non sei mi trovata? Sono trovata. No, ma sai perché? Sono foto dagli anni 50 agli anni 80, praticamente io non ero ancora nata. Eri bambina. Guardiamo il servizio. Una comunità in bianco e nero è quella raccontata dagli scatti di Pico per tutti il fotografo di Riccione. Volti, luoghi iconici, personaggi che ripercorrono la storia della città dagli anni 50 agli anni 80, dalle feste patronali al boom del turismo balneare, dal Fortunale che nel 64 mise in ginocchio la spiaggia al fenomeno dei saccopelisti. 49 scatti scelti tra le centinaia di migliaia di foto dell'archivio di Pico, che a 13 anni iniziò la gavetta come ragazzo di bottega per diventare fotografo professionista e lui stesso, con il suo sorriso riservato e lo sguardo attento ai dettagli, un pezzo importante della storia di Riccione. Beh, io ho cominciato in negozio quella volta, ho avuto la disgrazia che mi è morto il padre, avevo 5 anni, eravamo 3 fratelli, miseria che si... E cosa ho fatto? Che mia madre, se no io avrei fatto il marinaio, come tutta la mia famiglia, solo che cosa è successo? Che mia mamma cercavano i bambini quella volta, i ragazzini, da imparare i mestieri. Io a 12 anni mi ha messo nel negozio lì e ho fatto la bellezza di 70 anni sempre in quel negozio. E sono una persona che parlo poco, nel senso che la gente non è che parlava, veniva una persona e chiedevo, come succede molti che vogliono sapere chi è quello, chi non è quello. Io buongiorno, buonasera. E il primo giorno che ho cominciato a fare le fotografie del 47 e sono stato allora il fotografo quella volta, perché avevano il negozio anche Madonna di Campiglio d'inverno, e allora d'estate portavano giù quei fotografi che però abituati a lavorare sulla neve e lavorare al mare, allora l'hanno mandato via, l'hanno detto no, non va bene, e allora mi ha detto prova te, parti te. Io avevo 17 anni, non avevo ancora la licenza perché non avrei potuto andare al mare a fare le fotografie. Allora con il proprietario siamo andati alla pubblica sicurezza e ha fatto il coro e sono andato giù. Prendo la macchina e vado giù. Non è come adesso che le macchine hanno gli esposimetri, niente, bisogna andare luce. Vado giù, vedo sta gente, le bagnine, Pico, perché mi conoscevano tutti, vieni a fare le fotografie. Allora io, c'erano ogni bagnina, facevano le sabbiature a decine, ognuno le sue, però con tutte le ombrelle, non si vedeva, non si capiva che era. Allora vado a casa con più di 100 fotografie, sembravo che avesse toccato il cielo, invece ho preso una sgridata perché mi ha detto il proprietario, adesso chi le vendi tutte queste foto? Più che andavo avanti, più che mi innamoravo di sto lavoro. Tirò dopo il proprietario del negozio, era molto amico con Savioli, e la sera andavo a fare le fotografie al Savioli, a Villa Alta, tutti i suoi locali, e dirò che da lì piano piano mi si è messo questo lavoro di fotografie nella testa come fosse chissà cosa. Poi l'importante era quello, che di andare a casa, di portare sempre la fotografia, di avere sempre una fotografia, perché magari telefonavi il giornale, c'hai la tal persona, c'hai questo, e io riuscivo a poterla consegnare.
Picco, mi racconti questa foto? Perché diciamo che sembra quasi un fotomontaggio per tutta la gente che c'è. Questo è il Ferragosto del 63, dopo là, sulla via, sulla zona oltre il porto. Qui facevano, avevano fatto la tenda con quattro bastoni e avevano una persona che faceva così. È stata una cosa che adesso da tutte le parti lo vedo fotografata. Anche sabato scorso sono stato a Santa Monica, che ha fatto i 50 anni di corse, e hanno fatto un libro stupendo, e nelle prime 10 pagine ci sono le fotografie mie prime di Agostini, Pasolini negli anni 73, quando hanno cominciato a correre a Santa Monica. Dico, che cosa ti piace fotografare adesso? Ma adesso dirò che mi chiedono cosa fotografi, dico ormai ho fotografato tutto, non so più cosa devo fotografare. Allora vado giù, delle volte lì ci sono quegli amici anche d'inverno che vanno a fare il bagno. Sono sempre ne ho fatte molte, dove c'erano gli alberghi che hanno buttato via, fanno i condomini. Tutte le case ce ne sono molte. Io ho tutte le fotografie prima e dopo, com'era l'albergo e come è rimasto l'alloggio. Le foto in mostra fino al 6 novembre a Villa Mussolini testimoniano le trasformazioni di una città in continua evoluzione, ma che continua a essere ancorata alle sue radici. In quegli scatti si percepisce l'amore che da sempre Picco a Perriccione, che oggi festeggia il centenario. Quanto uno parla male di Riccione, mi viene solo che sto zitto, perché dico pure Riccione per me è stato tutto quello, con tutto quello che ho sofferto, tutto, perché dico pure. E io quanto prima di cominciare a lavorare da fotografo, andavamo lì al tennis dei giardini pubblici dell'azienda a fare il racatapalle. E cosa facevo? Che eravamo per prendere, invece di andare al mare d'estate, prendere qualcosa per mangiare o per... Allora ci venivano a prendere, quando Mussolini veniva a Riccione a giocare, ci venivano a prendere a due, il polizio ci portava una pantaloni, giacca e le scarpe, che io mettevo le scarpe sinistra e destra, chi sapeva chi le aveva mai messe le scarpe. Solo che non era per Mussolini o per un altro, perché io dico pure bambini 10 anni, era solo che la cuoca ormai ci preparava dei cose di mele, pere cotte, che facevamo delle manciate. Allora Picco, auguri Riccione, lo possiamo dire, no? Sì, io dirò solo che tanti auguri e spero di vederlo sempre meglio, di vederlo, quelli che rimango, perché ormai con 93 anni circa. Abbiamo proposto una lunga intervista, chiaramente nel pezzo del telegiornale di ieri, molto più breve, come si confà ad un appuntamento informativo. Questa mattina avevamo un po' più di tempo e sicuramente gli aneddoti, i ricordi di Picco. Sì, soprattutto quella foto, per chi ci segue in radio, di una spiaggia nel 63, se ho ben capito. Un Ferragosto del 63. Dove non c'era lo spazio per uno spillo praticamente, sì, per muoversi. Ecco, penso che all'epoca non c'erano le statistiche, l'Istat, arrivi, presenze. Se ci fossero state... avrebbero dato dei numeri che hai voglia di dire state da record adesso. Infatti, cioè, ma poi c'è proprio sta massa di persone che non riesce a muoversi sulla spiaggia. Quindi immaginate l'arenile ampio, tra l'altro all'epoca anche, insomma, più ampio rispetto a quello attuale, perché c'erano meno ombrelloni.
con la gente sul bagnasciuga che non riesce a muoversi. Sì, sì, esatto, si montavano uno sopra l'altro. A parte che negli ultimi anni, che le distanze e tutto, ma forse anche prima. No, ma non è un'immagine, credo che siano immagini irripetibili. Veramente iconica, credo. Io sinceramente a livello invece artistico non sono una grande, non sono in grado di giudicare, però la foto, lo diciamo soprattutto appunto a chi non ha magari andato a recuperare il servizio o andate alla mostra, anzi molto meglio, da oggi pomeriggio alle 18, quando ci sarà il taglio del nastro, delle due ragazze saccopeliste, perché appunto c'è stata questa era a Riccione dei saccopelisti che si fermavano in particolare nella zona di Piazzale. Non saccopelisti. Cioè, infatti il tecnico che montava il servizio diceva: ma cosa sono i saccopelisti? Gli hai fatto vedere tu la foto? No, l'ho capito. Ma chi sono i saccopelisti? Quelli che stavano in saccopelo. E secondo me quella foto lì, che è relativa alla fine tecnico degli anni 80, il nostro giovane tecnico probabilmente non era neanche all'asilo. È bellissima, è di una contemporaneità e veramente secondo me sarebbe da museo di arte contemporanea, perché è splendida proprio nei dettagli che racconta. Vabbè, se vi abbiamo incuriosito, da oggi fino al 6 novembre Villa Mussolini ad ingresso gratuito, la mostra fotografica realizzata con le fotografie di Picco, ma poi come dicevamo anche con l'aiuto del figlio Gianni che le ha scelte, di Davide Bagnaresi. Veramente secondo me ne vale la pena. Ma poteva fare solo questo il direttore? No, ieri pomeriggio è andata quello a moderare, non l'ho fatto io, no, però è andata a moderare, sì, un incontro. Nella mattinata ha lasciato ai suoi adepti il compito di seguire le conferenze stampa, perché in occasione dell'evento, questo è un altro compleanno praticamente, sono i 30 anni della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. Nel tardo pomeriggio di ieri appunto si è aperto l'evento con l'intervista anche al presidente della fondazione Carima attuale, Mauro Joly. Ieri mattina è stato fatto un po' il punto su quanto fatto dalla fondazione in questi 30 anni per il territorio. A seguire la conferenza stampa Maurizio Ceccarini. Allora vi proponiamo il servizio con le interviste al presidente Mauro Joly e anche allo storico dell'arte Giovanni Carlo Federico Villa. 100 milioni distribuiti sul territorio in 30 anni per 3.300 interventi a favore di 920 soggetti privati, per il 29% nel settore arte e cultura, per il 28% a sociale e solidarietà, il 26% nell'area educazione e formazione, il 17% nel settore sviluppo. E ora per la Fondazione Cassa di Risparmio ci sono le sfide per il futuro. L'economista Stefano Zamagni auspica per la fondazione, di cui è socio, una funzione operativa come aggregatore per la coprogrammazione e coprogettazione territoriale. Il sindaco Sede Golvad, nel suo videomessaggio, si augura di poter lavorare insieme per il territorio, a partire dalla cultura e dalla promozione dell'università, troppo a lungo sottovalutata. La fondazione in questo territorio, in questa comunità, intende essere un soggetto forte. Forte vuol dire capace di mettersi a disposizione di tutti, non forte perché è più forte degli altri. In questo senso credo che la sfida che ci viene lanciata è quella di essere un po' il lievito di queste iniziative, e anche l'intervento del sindaco di Rimini, che è stato ribadito in più occasioni anche in colloqui privati, è un ulteriore stimolo per fare in modo e maniera di trovare le condizioni perché la fondazione possa fare la sua parte insieme a tanti altri soggetti che fanno ricco questo territorio e che speriamo possano contribuire a un ulteriore sviluppo di questa parte della Romagna. La fondazione in 30 anni è riuscita ad acquisire i grandi dipinti che si erano dispersi in tutto il mondo, sono tornati a Rimini, è riuscita a restaurare, perché tutto quello che era caduto in un cono d'ombra è stato recuperato, è riuscita soprattutto a cesellare un territorio che non guardasse solo il mare, ma guardando le sue colline, guardando le grandi rocche maratestiane, guardando la Valmarecchia, è riuscita a ridefinire proprio il ruolo che una fondazione deve avere non solo nel tempo ma anche in un'ottica futura. Il trentennale sarà celebrato anche con una quadreria a Palazzo Buonadrata di 50 opere della collezione della fondazione finora mai esposte, inaugurazione il 16 novembre.
quello sarà anche un appuntamento pubblico. Ieri diciamo che c'era anche la possibilità per tutti coloro che hanno vissuto, pur con ruoli diversi, la storia della fondazione, anche di capire quello che è stato fatto. Chiaramente c'è stato anche un passaggio da parte del presidente Joly nel pomeriggio sulla diciamo sull'esito fatale della banca Carim, lo vogliamo definire così. C'era presente anche l'ex presidente Massimo Pasquinelli, che ha vissuto molto da vicino tutta quella vicissitudine. Joly ha detto: noi abbiamo cercato di tutto, di fare tutto quello che era nelle nostre possibilità per mantenere l'autonomia della banca. Non è stato possibile. Quello che per oggi possiamo dire, perché chiaramente potremmo fare tante analisi, è che la banca ora non c'è più, la fondazione è ancora esistente, chiaramente non con tutta la redditività che a suo tempo veniva poi investita in tante opere per il nostro territorio di carattere formativo, sociale, educativo, di welfare e quant'altro, ma anche con quella nuova idea, e questo lo diceva anche il professor Zamagni, di coprogrammare, coprogettare, in qualche modo di mettersi al fianco anche di una progettualità nuova per il territorio, per la città di Rimini, ma anche per l'intero territorio, e provare anche ad essere catalizzatore di risorse, perché poi questo può fare una fondazione, questo può essere anche, diceva Zamagni, il nuovo ruolo della fondazione, perché ci sono fondazioni erogative che quindi erogano dei soldi magari anche a delle realtà che meritano di avere questi finanziamenti, però non ci stanno dentro la progettazione. Invece Zamagni dice: oggi la fondazione, sarebbe bello che la fondazione Cassa di Risparmio di Rimini fosse la prima a farlo in Italia, ci fosse anche questo ruolo di responsabilità e di corresponsabilità, da essere veramente un agente di sviluppo. Tanti temi, vorrei solo ricordare, perché c'è stato un passaggio anche molto commovente, il ricordo da parte di Joly di Luciano Chicchi, che è stato presidente della fondazione per 15 anni, quindi diciamo di questo trentennale molte metà. Opere e molte attività portano la sua firma. C'era la moglie Anna Rosa, anche particolarmente emozionata, perché le è stato donato una medaglia con un'effigie particolare, perché a Luciano Chicchi piacevano i girasoli, e un po' anche simbolicamente la capacità del girasole di poter seguire la fonte luminosa può essere anche simbolicamente interessante. È stata una cosa anche lui un po' commosso, il fratello di Luciano, Giuseppe Chicchi, anche perché loro si sono trovati contemporaneamente, pur essendo fratelli, venendo anche da storie molto diverse. Luciano Chicchi, forte espressione del mondo cattolico, Giuseppe Chicchi invece espressione forte, insomma, di una realtà politica, insomma, importante per quel periodo a Rimini, si trovarono contemporaneamente a fare chi il sindaco e chi il presidente della fondazione. E Giuseppe Chicchi, anche un po' drammatizzando il momento commovente, ha detto: uno potrebbe pensare, no, una lobby familiare. No, niente affatto, noi venivamo da una idea, benché appunto con pensieri molto diversi, di responsabilità su un territorio. E così, insomma, ha ricordato anche il fratello, ed è stato un momento bello, intenso, significativo. Giorgio ci ha mandato un messaggio, Giorgio un audio messaggio. Ha mandato messaggio. Un messaggio, il nostro amico Giorgio. Cerchiamo di farvi sentire l'audio, quindi chiamo allora, alla diciamo regia il nostro Matteo Munaretto. Vuoi ricordare il tema, Andrea? Ma lo dice Giorgio lui stesso, perché ci parla, è un racconto in merito, insomma, al tema dell'energia. Noi... Esatto, e del risparmio energetico. Vediamo se Giorgio ci dà la soluzione che può risolvere tutti i nostri problemi. Vediamo, partiamo. Buongiorno, sono Giorgio il pensionato. Qualche giorno fa parlavate di risparmio energetico, di come invece si viveva una volta, eccetera. A questo proposito vorrei raccontarvi una piccola storia. La storia si intitola Varzien, Vergiano. Da Snin a Steva in Campania, e mi va e giva clare post più bel della Romagna. L'era Varzien, loro i fevi contadoin, e la caseda la chiameva Russoin. La guerra l'era passa da qualcan, ma t'laria ui piva da santì ancora e malan. Num burdil d'inverni per scaldesse andimit la stala, i grand i fevi racunt e non stimi tot soro na bala. I racconteva che i bombardamenti i feva vers nota e tutti curiva mazes durante una grota. La famiglia ui era parec fiul e la nonna rischien la andeva a chiesa per fare la piede si fasul. Che fatica portei sacca d'erba sulla schiena. L'era sempre lì, l'era la nostra nonna Pina.
In us fiulin sasse che vuol dire la ves durante mastel. Adesso dato un bouton e poi e vinzò din quel. Però se andiamo avanti e consumiamo tutta sta roba e va a finire che è mastel e tornerà ad moda. Grazie, buongiorno. Giorgio è il nostro è cantore, il nostro editorialista. È il nostro Aedo, l'Aedo che... L'Aedo. Sì, che poi, cioè, nel senso, è il nostro cantore perché dice delle cose di una contemporaneità assoluta, ma con questa capacità di raccontarcelo con una lingua che è nostra, che è propria, e quindi forse ci arriva ancora di più questo messaggio. Grazie di cuore, Giorgio. Tutte le volte che ti viene in mente qualche cosa di bello che scrivi e che poi puoi anche raccontarci, 337 511 336, può farlo Giorgio, ma possono farlo anche tutti, certo, gli altri. Anzi, se avete, noi siamo felicissimi quando ci arrivano questi messaggi, quindi grazie mille Giorgio. E poi leggiamo anche due messaggi che invece sono relativi proprio al servizio che vi abbiamo, sì, proposto, dedicato a Pico e alla mostra che oggi inaugura. Marzia che dice: buongiorno grande Pico, e poi c'è Stefano: fantastico Pico, una delle ultime memorie storiche della città. E in effetti anche da lui, insomma, in questo passaggio, i ricordi riccionesi, i ricordi a Vergiano nella stalla facendo il bagno nel mastello e mangiando piada e fagioli, ma che meraviglia è, cioè, voglio dire, penso che lo farebbero tutti molto volentieri anche adesso. Ti chiedo, sì, in quanto direttore, cosa vuoi fare ora? Vuoi andare allo Sport e quindi mostrare le immagini dell'incontro della Rimini di ieri sera, o vuoi le prime pagine dei quotidiani? Allora facciamo così, facciamo un passaggio sulle prime pagine dei quotidiani, così eventualmente il nostro Matteo prova anche a sentire se il nostro Roberto è disponibile, perché abbiamo chiaramente anche i servizi che Roberto ha realizzato notte fonda, salute Andrea. Grazie. Però insomma rimaniamo un attimo sull'attualità, così abbiamo anche il tempo di verificare questa cosa. E allora grazie sempre al servizio pubblicato sul sito dell'agenzia Dire, accessibile a tutti in questo caso, quindi se volete andarle a guardare anche da soli basta cliccare appunto la pagina online dell'agenzia di stampa. Prima pagina del Corriere della Sera: Meloni stop a Berlusconi, la leader dopo l'audio shock su Kiev nel governo, chi è con NATO e UE o non si parte, questo dice un cavaliere all'incontro con i parlamentari, dice la guerra è colpa di Zelensky. Poi la precisazione per insomma rivedere un po' queste sue dichiarazioni, ma l'intervento ormai era stato pubblicato su tutti i media. Letta e Conte vanno all'attacco. Prima pagina di Repubblica, e a questo punto insomma i titoli di Repubblica sono sempre molto politici, ma ancora di più insomma rispetto poi a, anche con alcuni giochi di parole, come in questo caso si dice: destra spaccata, Meloni virgola, roulette russa, il leader di Forza Italia, la guerra è colpa dell'aggressore Zelensky, poi fa marcia indietro. A centro posso pagina, dirlo che non mi piace, certo, molto libero, così poi fa tanti bei titoli per questo. Per quanto riguarda piace. Invece il conflitto in Ucraina, a centro pagina su Repubblica: i russi via da Kherson, ritirata oltre il Dnipro. Prima pagina del Sole 24 Ore: fisco, che brutta parola sentire fisco, 1,9 milioni di peggio di quello di uno scherzo. 1,9 milioni di inviti a pagare, recuperano. Aia. 2 miliardi di incassi, arrivano le letterine. L'Italia, altro titolo a centropagina, vede la recessione, la crisi del gas ha eroso un punto di PIL del 2022. Passiamo alla prima pagina della Stampa: Berlusconi sta con Putin, questo è il titolo della Stampa. Tutti più o meno avranno stampa. Seguito le vicissitudini, perché poi quando c'è questo tipo di polemica diventa subito virale, e quindi insomma le cadute, spero caduta di stile più che reale pensiero, non lo so, sappiamo bene anche le relazioni, i rapporti forse anche amicali, sono, non è che sappiamo bene che c'erano nel passato tra Putin e Berlusconi, ma anche altri membri insomma della politica italiana non lo so, come vogliamo commentare? Non commentiamo, lasciamolo fare agli altri. Nuovo audio, il virgolettato: Vladimir uomo di pace, più morti per colpa di Zelensky, Meloni dura, atlantismo o non nasce il governo. Mattarella chiederà certezze sulla NATO, e poi c'è l'imbarazzo del PPE a livello europeo che dice: per noi conta Tajani. Poi anche dichiarazioni che arrivano dall'Europa: Bremer, ora imporre sanzioni sarà più duro. A centropagina c'è proprio una foto di Putin sulla stampa con la scritta legge marziale. Il Cremlino sospende lo stato di diritto nei territori occupati.
Passiamo alla prima pagina del Messaggero, ma non cambia il tono. Meloni con la UE e la NATO. La leader di Fratelli d'Italia, dopo il nuovo audio pro Putin di Berlusconi, o con noi o fuori dal governo. Oggi le consultazioni. Nordio alla giustizia verso l'ok, eletti i vicepresidenti di Camera e Senato. A centro pagina c'è una foto dell'ex tennista invece, Boris Becker, le prigioni di Becker tra yoga e dieta. Boris in carcere per bancarotta, insegna fitness e ha perso 8 kg. Ricordiamo, insomma, numero uno del mondo, più volte campione anche in vari tornei dello slam. Posso dire una cosa su questi chiaramente temi di prima pagina? Intanto dedicati, qua siamo alla prima pagina del giornale. Che noi siamo qui in Italia a dibattere anche un modo un po', non mi trovo oggettivi definibili a quest'ora, cioè nel senso che si ha paura della Meloni per i suoi rapporti con l'Europa, poi arrivano invece gli audio di Berlusconi, la Meloni diventa garante di questi rapporti con l'Europa, intanto là muoiono un sacco di persone, cioè voglio dire, non lo so, mi sembrano un po' inutili questi discorsi. Prima forse pagina, fare qualche cosa sarebbe più utile. Prima pagina del giornale, più degli audio contano i fatti, parole rubate, polemica sulle dichiarazioni di Berlusconi sull'Ucraina, Meloni esecutivo solo se atlantista, il cavaliere, la mia posizione non si discosta dalla NATO, dalla UE, dall'attuale governo, lo dimostrano i voti di Forza Italia in Parlamento contro la Anche Russia. Anche perché ricordiamolo, quando in Italia c'erano le preoccupazioni legate proprio alla possibile anti-europeismo del nuovo governo che sarebbe nato, sembrava che fosse Berlusconi invece il garante di questo rapporto con l'Europa. Io non so, mi sembra salti mortali, cioè ci vorrebbe qualche ginnasta a spiegarci quello che sta capitando. Passiamo alla prima pagina dell'Avvenire. Berlusconi è un caso. Questo è il titolo. L'Europarlamento premia Zelensky e gli uomini e gli ucraini, scusa, ma è molto piccola, la scritta. Non so come il cavaliere critica il presidente, difende Putin costretto alla guerra. Meloni replica dura, siamo con l'UE e la NATO, chi non fosse d'accordo è fuori dal governo a costo di non farlo. Siamo perfetti, direi. Prima pagina del giorno, a centro pagina una foto eloquente di Meloni, tra l'altro insomma sono foto di repertorio perché ultimamente le uscite anche Premier Impactor sono molto rare e si esprime spesso con note che vengono diffuse appunto alla stampa ma non tramite intervista. Comunque c'è una foto di Giorgia Meloni con il titolo Fuori gli amici di Putin. E poi ci sono alcuni approfondimenti. Sobrietà apprezzabile, secondo me. Così restiamo osservati speciali, è uno dei titoli. E poi gli scenari per la maggioranza, l'incognita Cav e i voti centristi. In taglio alto ci sono alcune notizie, diciamo, più locali, perché questa è l'edizione che viene pubblicata, quella di Lodi, Crema e Pavia, quindi si parla di incidenti certo, e quant'altro. Certo. Chiaramente ogni realtà locale porta i suoi titoli. Vogliamo vedere un quotidiano sportivo, così poi apriamo la nostra di pagina sportiva. Parlano del Rimini sulla Gazzetta dello Sport? No. Sulla Gazzetta aprono con una foto, ma stranamente riguarda una squadra di Milano, l'Inter, con una foto di Lukaku, il Chelsea libera Romelu, Inter è tutto tuo. Ma l'hanno venduta sta Inter? So che era messa in vendita, due spicci da qualche parte, qualcuno li trova per comprarla. In spalla si parla di Milan, stranamente un'altra squadra di Milano, Maignan torna ma nel 2023. Ma lo dici tutte le volte, leggine uno di Torino. Dall'altra parte però si parla di Superlega, le mosse di Roma e Napoli, nei piani di Mu contro Spalletti c'è l'Antikvara. Capisco molto bene il titolo, però va benissimo così e insomma qualcuno capirà. E ci si parla anche di Juve, pensa, sulla prima pagina. Blitz per il portiere georgiano Marmadashvili. Molto bene, poi si parla anche di volley e Golu fa pace con l'Italia. Certo che se una persona, una grande campionessa italiana doc deve anche doversi difendere nel fronte di qualcuno che gli chiede ma lei sei italiana, cioè ragazzi siamo veramente... Vediamo pure la prima pagina che qua sembra mi guardi, mi fai il pugno e mi spaventa anche un po' perché, e allora noi adesso parliamo del nostro sport, del nostro calcio in modo particolare. Del nostro sport, del nostro... il Riccione ha giocato ieri? Non credo. Il Rimini però sì, ha giocato a Siena. E ha ottenuto un buon punto a Siena. Un buon punto? Perché le due capoliste... No, perché le due capoliste hanno perso. No. Quindi il Rimini ha mangiato un punto a chi sta davanti a lui in classifica. Ed è andata bene perché le toscane non è che avessero portato proprio grandi risultati nelle prime giornate di campionato. Questa volta diciamo che è un punticino, ma di quei punticini che contano. Allora, ci guardiamo il servizio. È un risultato a occhiali, come si è detto nell'ambiente. Cioè, finita 0-0. Il servizio del nostro Roberto Bonfantini.
All'Artemio Franchi di Siena il Rimini si presenta forte di 3 vittorie di fila in campionato, 4 con il blitz di Ancona in Coppa. I padroni di casa domenica sul campo della Torres hanno invece subito il primo stop e sono stati scavalcati in classifica dai biancorossi, ora terzi da soli a quota 16, un punto in più dei toscani. Si affrontano una migliore difesa del girone B, appena 3 reti subite dal Siena, che in casa non prende gol da 519 minuti, ed il miglior attacco, 17 le reti realizzate dal Rimini. Piscitella raggiunta in infermeria Lievi, Loduca, Sereni e Mencagli. Dopo aver schierato lo stesso 11 di partenza per 3 domeniche di fila, mister Gaburro ne cambia 4. Dentro Gigli, Averi, Tanasi e Rossetti, al posto di Panelli, Regini, Del Carro e Tonelli. Dopo neanche un giro di lancette, traversone di Castorani dall'out di sinistra. Controcross di Collodel. Spunta Favalli, che di testa non trova il bersaglio per questione di centimetri. Al 22esimo Favalli tocca al centro per Buglio. Cross per il colpo di testa di Paloschi, sfera lato. Al 25esimo traversone di Di Santo per l'incornata di Buglio. Zaccagno inizia la sua serata super, anche se c'è la bandierina alzata per il fuorigioco del numero 8 bianconero. Al 28esimo Di Santo tocca corto per Favalli. Cross al centro, Buglio contrastato da Averi non riesce a girare verso la porta. Al 35esimo il primo corner della partita è per il Rimini. Batte Gabbianelli, Santini di testa di deviazione di Buglio ancora in angolo. Sugli sviluppi del secondo tiro dalla bandierina, Averi di testa mette in rete, ma l'arbitro non convalida il gol per un fallo in attacco dei biancorossi Pietrangeli e Santini su Favalli. Al 7° della ripresa Paloschi disturba Gigli, che non può intercettare il pallone, che finisce sui piedi di Di Santo, fermato con un fallo da Pietrangeli. La panchina romagnola si agita, ne fa le spese il vice allenatore D'Alterio, allontanato dal campo per qualche parola di troppo. Al 10° Favalli sfrutta la sponda di Paloschi per presentarsi a tu per tu con Zaccagno. È decisiva la chiusura di Averi. Al 18esimo sull'out di destra, frenata e cross di Raimo. Pietrangeli allontana di testa, Collodel ci prova dal limite dell'area, conclusione centrale bloccata da Zaccagno. Una manciata di secondi dopo, il tiro di Raimo diventa velenoso dopo la deviazione di Pasa, gran riflesso di Zaccagno che sventa la minaccia. Al 24esimo Gigli non arriva sul traversone di Raimo, Paloschi può colpire di testa ma spedisce fuori. Al 32esimo corner per i locali, Silvestri impatta di testa, Zaccagno si supera ancora una volta. Al 39esimo Di Santo riceve in area da Raimo e mette in mezzo. Pietrangeli tocca, Meli spara, Zaccagno ribatte. Il tentativo di picchi va sul petto di Del Carro. Buio a colpo sicuro, Zaccagno fa scudo con il corpo. Finisce 0-0. Quarto risultato utile di fila per i romagnoli, che salgono a quota 17 in classifica e, complici le battute d'arresto di battistrada Fiorenzuola Reggiana, sono un punto dalla vetta. Domenica al Neri arriva la fermana. Speriamo che non fermi questa cavalcata del Rimini. Ah, no, perché quelli che... Voi fateci caso, ma tutti quelli che si occupano di sport, in particolare di calcio, hanno tutte queste questi giochi di parole. Allora mi sembrava bello utilizzarne anche io, perché in fondo, con tutta la mia competenza sul calcio, vabbè. Comunque... Chi è competente sul calcio è invece il mister biancorosso, sì, ovviamente, Marco Gaburro. Allora sentiamo anche un brano del dopogara. Ottimo punto, su un campo difficile, in una serata dove io temevo moltissimo il ritorno psicologico del Siena dopo la sconfitta che aveva appena fatto. E sapevo che sarebbe stata dura, ci eravamo preparati anche che poteva essere dura, poi quanto dura lo vedi poi quando sei sul campo. Quindi da questo punto di vista devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi a non mollare mai, è andato tutto. La cosa che mi è piaciuta meno, che si è riuscita a gestire male, è stata la prima mezz'ora, perché la prima mezz'ora purtroppo tatticamente ci aspettavamo un altro tipo di partita e abbiamo subito troppo l'ampiezza del Siena, abbiamo concesso troppi cross e abbiamo mischiato, onestamente anche proprio per il campo che concedevamo. Poi insomma ci siamo messi a posto, ci siamo rimessi con una specie di rombo anche noi, come abbiamo fatto a Chiavari, praticamente lo stesso atteggiamento difensivo, e devo dire che ci siamo rialzati. Gli ultimi 20 minuti del primo tempo sono stati molto, molto più positivi, poi si faticava a creare, questo sì, però sicuramente Baricentro si è alzato in quella fase lì, come secondo me è stato buona la primi 20-25 minuti e mezz'ora del secondo tempo. Poi c'è stato un ritorno del Siena ancora, e comunque devo dire che i ragazzi sono stati bravi. Poi è stato un ritorno diverso, un ritorno più a sprazzi, un ritorno con palle verticali,
più leggibili da dietro, però poi alla fine anche sulle palline attive si rischia sempre. Devo dire che anche Zaccagno è stato molto bravo, perché alla fine poi bisogna fare le somme con tutta quella che è la tua fase difensiva, e io dico che l'abbiamo fatta di squadra molto bene, però nonostante quello abbiamo comunque concesso, e quindi poi siamo stati soprattutto, dico, bravi più che altro, perché poi il portiere è bravura anche quella, e per me oggi un punto qui era tanta roba, e ce lo prendiamo volentieri, insomma, ecco perché ti piacerebbe riuscire a far sempre partite come domenica scorsa. Sappiamo che non può essere così, e quindi sappiamo che in certe situazioni bisogna saper soffrire, ma penso che già a Gubbio e già a Chiavari sta squadra qua l'ha dimostrato che sapeva soffrire, che aveva anche i colpi per potersi difendere, e oggi facciamo un punto importante. E queste sono le parole di Gabur. Abbiamo rivisto anche alcune parate, per chi ci segue in TV, del portiere biancorosso Zaccagno. Ecco, bravo, direi che sì. Il risultato lo ha salvato in più di un'occasione, quindi anche i nostri complimenti, specialmente i tuoi, da esperta di calcio quale sei. Un amico ieri ci aveva scritto da Riccione, dopo che tu avevi parlato della polleria. La polleria argentina, che è stata la prima bottega storica, cioè entrare nell'albo storico delle botteghe di Riccione. Insomma, chi invece gestisce la pizzeria Reddy, che è nel suo 54esimo anno di attività, sempre nello stesso posto, ci ha chiesto: ma come, a quale ufficio bisogna rivolgersi per avere lo status di bottega storica? Allora, noi riteniamo che sia sufficiente contattare l'URP del comune e chiedergli appunto le informazioni, sì, per far partire l'iter, poi magari da lì gireranno all'assessorato alle di competenza, alle attività economiche. Sì, sì. In ogni caso, nella nota in cui il comune annunciava appunto la prima bottega storica, si recitava che per iscriversi all'albo delle botteghe storiche, dei mercati storici, e così potersi fregare della targa, ma non solo della targa, fregiare, perché ci sono anche fregare, fregare. Va bene, uno si vuole fregare la targa, lo può sempre fare, però non è bello. Su, tu so che collezioni quelle delle auto parcheggiate. Esatto. Potendo così usufruire anche di specifiche agevolazioni tributarie, esatto, che non fanno mai male, i titolari degli esercizi commerciali e artigianali che nello stesso locale hanno esercitato da almeno 50 anni la stessa attività possono presentare la domanda al comune. Quindi si chiama l'URP. L'URP fornirà una modulistica, darà l'indicazione. Pizzeria Reddy è già, cioè, per me è sì, nel senso le regole vengono rispettate. Direi che per i riccionesi, certo, quelli all'ascolto me lo diciamo, dicano, che è un pro forma, nel senso che però devi avanzare la domanda. Poi anche la targhetta è carina, cioè che poi ecco perché la fregano che puoi apporre alla tua, cioè, secondo me la targa è bella, ma basta che non freghino l'agevolazione tributaria. No, secondo me è più importante quella, in effetti. Per cui diciamo al nostro amico che tante volte ci segue mentre è lì che impasta la sua pizza, mi sta venendo già fame. Andrea, tu sei mai andata alla pizzeria Reddy? Faccia pubblicità alla pizzeria Reddy, che non ne ha bisogno, c'è sempre la fila di fuori. Io gironzolo da queste parti, lo sai. Allora, guarda, un giorno, Riccione, quando ti porta a fare i giri che ti spiego, no? Perché ogni tanto io e Andrea passeggiando, quelle poche volte che viene verso il sud. Da, perché io così, gli dico, quando guarda, io devo... c'è Viale Ceccarini, lì c'è il porto. Viale Ceccarini e il porto li trovo anche da solo. Però siccome mi fa fare il lungomare pedonale, noi ce l'abbiamo da mo'. Su Riccione, quando io parlo di Riccione è su commissione, perché lei non ci vuole mettere la faccia, quindi fa fare agli altri. Sono giorni che però mi occupo, allora, di Riccione. No, tu devi andare, devi parlare di questo, e io dico, che cos'è? E questo è. E io tutte le poche volte che viene, quando non so, magari abbiamo qualche serata politica a Riccione, io magari mi passa a prendere a casa molto gentilmente. Certo, io gli faccio fare un giro soldi turistico, benzina, tra l'altro. Gli faccio fare un breve giro turistico. E adesso la prossima volta, se il nostro amico è d'accordo, porto Andrea a mangiare una pizzetta da Reddy, e poi ci andiamo a prendere anche un pollo all'Argentina. E secondo me io farei il giro delle botteghe storiche. Se a Riccione sono d'accordo, no, Andrea, potrebbe cosa essere dici? Il titolo di una nuova trasmissione. Esatto, un giro per bottega. Ragazzo di bottega. Un po' Andrea Polazzi, secondo me, è ragazzo io di sono, bottega. Sì, posso fare anche le consegne la mattina. Si fanno ancora? Ma non lo so, quello mi ricorda molto i film. I poveri che oggi si occupano di questo servizio non è che abbiano una grande vita. A proposito dei film, presente quelli nelle strade americane di cui parlavamo prima, che sì, gironzano e lanciano il giornale? Ma è vero, secondo te? Ma sì, secondo me sì. Ma secondo non si esiste più, forse. Ma neanche non si lì confondono mai, che lanciano il latte e poi appoggiano il giornale. Può darsi. Bene, allora sono le 10:22. Sono le 10:22. Ma perché stamattina abbiamo iniziato troppo presto? Ma noi dovremmo iniziare alle 9. Lo so. Che la nostra redazione non lavora sufficientemente per darci materiale per coprire tutta un'ora e mezza ci di trasmissione. Ci sono novità? Cioè ci sono notizie dell'ultima ora? Certo. Per cosa? Rubare un altro paio di minuti? No? Ma tu sei sempre piena di notizie. No, vediamo io non cosa. Sono piena apriamo di l'ansa.
Se vuoi, apri l'ANSA. Apri DIR, apri l'ANSA, guarda la nostra. Cominciano le consultazioni. La russa è al Quirinale. Alle 10.30 di domani, invece, ci sarà tutto il centrodestra insieme, salvo ulteriori colpi di scena, al Colle. Sentivo che l'obiettivo era quello di arrivare alla già possibilmente alla giornata di sabato con una possibile rosa dei ministri, un incarico. Direi che ora, quando siamo andati a votare ormai, un bel pezzo. Non è neanche un mese. No, certo, sì, però in questi tempi in Italia direi che sarebbe opportuno avere un esecutivo. Comunque vorrei dirti, Andrea, chiudiamo con questa notizia di cronaca che sto leggendo dal nostro sito. È stata raggirata dal suo cantante preferito, o meglio, Michael da colui Bolton, che gli ha fatto credere di essere il suo idolo. Cos'è successo? Dietro una truffa studiata nei minimi dettagli ci sono una donna bergamasca di 64 anni e i suoi complici, due nigeriani di 26 e 47 anni, sempre residenti nel Bergamasco. Gli agenti della polizia postale di Rimini sono risaliti a loro dopo che la vittima, una donna riminese di 65 anni, si è decisa a sporgere denuncia. Beffarda la data stabilita per l'udienza preliminare, il 14 febbraio 2023, giorno in cui si celebra la festa degli innamorati. Un amore platonico. Bella questa cosa. Un amore platonico, quello che la donna nutriva per il suo cantante preferito Michael Bolton, anche perché dubito che si possa nutrire un altro tipo di amore viste le distanze. Costatore la bellezza di 16.000 euro. I truffatori, infatti, hanno agito a turno, si sono insinuati nella vita della riminese attraverso un gruppo Facebook di fan di Michael Bolton, fingendosi il cantautore statunitense in persona. Ovviamente il vero Michael è del tutto estraneo ai fatti e ignora naturalmente l'esistenza della signora riminese. E quindi, insomma, da lì messaggi e contromessaggi, lei pare abbia donato questi soldi, non so per quale motivo, per cosa gli servivano a Michael Bolton 16.000 euro. Vabbè, leggetelo bene nel nostro sito perché è ampia l'intervista, però la notizia, però mi sembrava l'intervista a Michael Bolton. Michael, se vuoi, siccome c'è, guarda, secondo me la signora riminese, se tu le fai un'epifania, cioè appari in qualche modo, le mandi un messaggino, un video, anche tramite noi volendo. Ma certo, Michael secondo ci segue me, sempre. Lei sì, ha perso questi 16.000 euro, però sarebbe tanto felice. Noi lo lanciamo questo appello, no? Ah, se vuol venire, tra l'altro, nei nostri studi anche a cantarci qualcosa. Specie nel periodo natalizio, perché ci sono tantissimi. Un Santa Claus is coming to town. Mi va sempre bene. Ci sono tanti VIP che stanno facendo gli auguri a Riccione, perché no, Michael Bolton nei nostri studi a cantarci qualcosa. Poi, e dire, a salutare a noi gli auguri signora. VIP, no? Che anche l'anno scorso abbiamo compiuto. Non è stato l'anno scorso? Sì, che è stato quest'anno. L'anno scorso. No. Quanti anni? La radio. La radio un po' che abbiamo compiuto gli anni, secondo me ma è già passato un anno, ormai siamo quasi due, perché era marzo del 21. Nessuno si ricorda che in questi giorni è già passato ormai da 20 giorni, era invece il ventesimo compleanno del primo telegiornale di Caro TV. È vero, come eravamo il 2002, era l'ottobre del 2002, ma io ve l'ho ricordato più volte, voi non vi interessa, quindi niente, guardate, noi ci rivediamo domani. Buona giornata a tutti, grazie a Matteo, neanche questa mattina faccio cose, vedo gente, ma tranquilli che quasi ci siamo. Sì, perché dovrebbe venire Michael Bolton. Viene Michael, no, sì, condurre, sì. Michael, fai qualcosa per rasserenare questa signora e speriamo soprattutto che l'esito giudiziario sia lei favorevole. Buona giornata, a domani. Tempo reale. Tempo reale.